Buonasera team di Gechino e benvenuti in questo nuovo video. Io sono il Gechino perché dentro sono ancora piccino. Adesso vi annuncerò un attimo il video che andremo a fare oggi. Buonasera team di Gechino. Quest'oggi andremo ad affrontare un discorso molto particolare, ovvero parleremo delle stragi di mafia a Palermo. La prima persona che noi andremo un attimo a esaminare sarà il nostro Giorgio Boris Giuliano. Non perdiamoci in chiacchiere e cominciamo subito a parlare di questa straordinaria persona. Ci troviamo davanti alla targa commemorativa di Giorgio Boris Giuliano. Nacque a Piazza Armerina in provincia di Enna il 22 ottobre del 1930. Morì all'interno di questo straordinario bar il 21 luglio del 1979. Era vicequestore e capo della squadra mobile. Venne assassinato da Leoluca Bagarella per delle indagini sul traffico di stupefacenti di Cosa Nostra. Ora continuerò più avanti nel video a raccontarvi un pochettino di ciò che lui ha fatto durante la sua vita. Cominciamo. Team De Gheghini, perdonatemi se mi trovate a casa, solo che ha cominciato a piovere e quindi non ho potuto continuare il video davanti al bar in cui ha perso la vita il vicequestore a capo della squadra mobile. Praticamente Giorgio Boris Giuliano ogni mattina prima di cominciare a lavorare andava sempre in questo bar a prendersi l'iris. Infatti questo luogo era conosciuto appunto per questa iris meravigliosa, vi consiglio a tutti se vi trovaste a passare per Palermo di andare a provare al Bar Lux questo dolcino veramente meraviglioso. Riferendomi al discorso di prima su Leoluca Bagarella, volevo dirvi come aveva ammazzato Giorgio Boris Giuliano, semplicemente con 7 colpi di pistola alle spalle, lasciando tutti i presenti attoniti, senza che nessuno potesse muovere un dito, perché ovviamente un'uccisione del genere, a freddo, diciamo che spiazzerebbe chiunque. Però ragazzi, lui ha dato la vita per dare delle risposte a chi ovviamente lo ha succeduto. Succeduto vuol dire è venuto dopo di lui, perché ci sono state tante persone che grazie a Giorgio Boris Giuliano hanno potuto continuare la lotta alla mafia. Ma non ve lo dico ragazzi in questo video perché se lo stesso dovesse andare bene, questa sarà una rubrica in cui parlerò di molte persone. Comunque, continuiamo con la storia. Il 19 luglio 1979 all'aeroporto Punta Raisi di Palermo, successivamente chiamato Falcone e Borsellino, vennero trovate 2 valigie blu senza etichetta, vennero prelevate da un portabagagli e un ufficiale, molto insospettito della Guardia di Finanza, gli chiese a chi erano destinate quelle valigie. Lo stesso rispose che gliele aveva chieste pregandolo un ragazzo di 30 anni e gli aveva dato appuntamento al parcheggio. Persona che alla fine non si fece trovare. La valigia venne aperta e vennero trovati 497.916 dollari in 101 mazzette da 5, 10, 20 e 50 dollari. Questi soldi ovviamente servivano per il riciclo di denaro sporco, come precedentemente detto, erano gli stessi soldi che ha trovato Giorgio Boris Giuliano per le indagini sul traffico di droga. Team De Gechini, spero di cuore che questo video sia stato di vostro gradimento. Ci ho messo l'anima per fare in modo che arrivasse a tutti quanto ha fatto per noi Giorgio Boris Giuliano. Mi raccomando, condividete, commentate e lasciate like. E vorrei vedere da tutti l'hashtag Palermo è nostra e non di Cosa Nostra. Palermo è nostra e non di Cosa Nostra. Da Gecarco è veramente tutto. Vi saluto e vi do appuntamento a un prossimo video. Ciao! Team De Gechini.
Mi ero scordato di salutare una persona molto importante, ovvero il mio cameraman, che quest'oggi mi ha aiutato a fare le riprese presso il Bar Lux. Quindi lo volevo salutare. Grazie Chris o Christian, che dir si voglia, per l'aiuto mostratomi quest'oggi. In conclusione, come ho detto prima, ragazzi, ho messo l'anima in questo video, mi sono informato moltissimo, ho cercato tutte le notizie inerenti a Giorgio Boris Giuliano e spero veramente di cuore che sia apprezzato anche da voi. Grazie mille ragazzi sempre per tutto. Vi mando un bacio e un abbraccione grandissimo. Vi voglio bene ragazzi.